Il caro amico Filippo Infranca, finalmente dopo 30 anni di lavoro presso l'ospedale di Castelvetrano, chi non conosce Filippo Infranca, adesso in quiescenza e avrebbe tanti bei episodi da raccontare perché Filippo Infranca è stato anche più volte premiato per delle azioni nobili che hanno riguardato il suo lungo percorso di lavoro. Ma oggi Filippo parliamo di politica. So che a te non piace parlare molto di politica, però tu ami molto Triscina, vivi Triscina e poco fa mi hai detto una frase che ancora mi rimbomba. Triscina è stata sempre dai politici sedotta e abbandonata. Che significa, Filippo? Sono abbandonata che Avvicinati un po' al per microfono. me c'è stato anche lo zampino politico per questa evoluzione di Triscina, perché Triscina praticamente ha salvato la crisi edilizia nella Valle del Belice perlomeno per 20 anni. I politici stessi vendevano la terra e istigavano la gente a costruire, perché le prime case a mare, proprio a mare, l'avevano i politici. E posso poi pure come cognome, loro lo sanno che hanno le case a mare. Poi frazionavo le terre e si andava dal notaio quando si completava di vendere le lenze delle di terre e si costruivano le case. Ma la prima casa a mare, per dare proprio un impulso, dire niente, fabbrichiamo, non ce n'è problema, sanatore, cosa, po'. Erano loro che istigavano a Quindi fare diciamo è stato le case. dato un cattivo Un esempio. cattivo esempio da parte dei Ma politici, cosa si... anche lo Stato, l'Enel. La Sippi, l'Enel era dello Stato, perché mettevano la luce, mettevano il telefono? Tramite le raccomandazioni, uno faceva a casa, si rivolgeva a chi si doveva rivolgere, arrivava l'Enel, fa lo scavo e mettiamo un contatore. Hai capito? Dico, ma cosa si poteva fare e non si è fatto negli anni, Filippo? Cosa si poteva fare? Deflazionare, perché I piani abbiamo particolari, un logico. la lottizzazione. Lottizzazione, come stava partendo la Villa Quartana. La Villa Quartana stava partendo già lottizzata. Invece da Triscina, lasciate un mezzo, costruiamo, tipo così. E Quindi perché poi noi che abbiamo grande villa, è tutta la classe operaia che ha fatto la casa, che è partito per Milano, è partito da Germania, e guadagnava 2-3 milioni, le mandava al fratello, al padre, fai una stanza, infatti abbiamo scempi, non abbiamo ville, si vede che le case sono della classe operaia. Di Ecco, ma tu che ne pensi di questa demolizione? questa demolizione per me, se doveva fare un lungomare, via nascere una cosa bella per riqualificare Triscina, se doveva salvaguardare e dire sta casa va in terra, era sanata, perché stanno facendo praticamente a macchia il leopardo, chi è che era sanata, quella che non era sanata. Praticamente ora dovevo fare, se loro dovevano fare un lungomare, una cosa bella, d'accordo, però pagare a chi devono buttare la casa che l'avevo Una forma di sanata, esproprio. una popola proprio fare dire, dice qua c'è la tua zona, vai a costruire là una casetta e sei a posto. Invece no, che stanno facendo? Per me hanno sbagliato. E allora ci avviciniamo alla nuova amministrazione comunale. Dico, se tu avessi il nuovo sindaco davanti, tu residente di Triscina, perché tu abiti a Triscina, sei stato sempre a Triscina, conosci le problematiche di Triscina, quindi cosa dice il nuovo sindaco? Al nuovo sindaco dico che dovessero avere l'amore per la città. Per Dovessero avere Triscina, la Triscina, se non per la nostra per il zona, territorio. per il territorio di Castelvetrano. Triscina, se non avere l'amore, non avere l'amore per la tasca o per l'amicizia, avere l'amore proprio per il territorio, come c'è la Frippo in Franca, che si adotta l'aiolo, fa cose. Vero, è Ora il vero. commissario mi ha dato per 6 mesi, io gratis, pulisco Triscina, pulisco l'aiolo. È scaduto e la gente dice: ma fine, abbandonaste, la colpa è che è mia. Quindi non ti hanno Non mi rinnovato, hanno ma tu rinnovato. lo rifaresti? No, perché non Perché? si merita niente questa amministrazione. Ora vediamo col nuovo sindaco che nasce e la nuova amministrazione che avessero l'amore non per la tasca, ma per il territorio. Amore per il territorio, amore per Triscina, grazie a Filippo Infranca.